The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Se ne va la Monaco, rubava la De Rosa, De Rosa punta sferita, torna di mezzo, il sinistro di De Rosa! Dove vince? Pastore con il destro! Che gol di Pastore! Un gol bellissimo! Amoni dal volo! Fila ancora! Attenzione, il destro di Amoni! Uno fra sezione D e sezione B, decisiva la doppietta di Mattia De Rosa, ancora palla al piede, vediamo ancora De Rosa in progressione, lo ferma Iaquinandi in fallo laterale, seguiamo la rimessa, la palla per Breglio, la voce della telecronista, la voce impostata, ancora Breglio a sinistra, il pallone in verticale a cercare Abel Sulner, pallone bloccato da Torre che fa ripartire a Starita, ancora a Starita centralmente, perde palla per Marco Breglio. C'è Bezzolner che si propone, sale anche Ciusolo, servito in questo momento. Contrastato da Vitale, ancora Ciusolo si allaccia con Vitale che protegge bene la palla. Tunnel di Vitale, pallone che però era uscito. Si riparterà dunque con una rimessa laterale, andrà Gianluca Ciusolo. Lascia l'incombenza al fratello. No, c'è la palla, non posso. Palla messa in mezzo da Bezzolner, la torre. La palla per Breglio. Ceduta fuori, Pascarella! Tiro piazzato! No, c'è la gambe mush, ma c'è di meglio così! È a cavallo Donato, non ti guardi. La palla verrà salita. Ancora Iaquinandi, potrebbe salire. Proprio un dribbling che non gli riesce neanche per sbaglio. Sarà la fallo laterale, la verità. La palla è ancora per la D. C'è chiuso la candela alla rimessa. Lunga a cercare Breglio di testa. La palla per Abel Sulner. Se la trascina però fuori. La rimessa di Assarita a cercare Vitale che la mette giù, dribbling di Vitale con la classe che lo contraddistingue, ancora Vitale se ne va, ancora Vitale, non lo ferma più nessuno tranne la rimessa laterale. Come fai? Naturale. Ancora Ciusolo in verticale, una rimessa laterale che più brutta non poteva farla, Ciusolo assassino sugli Aquinandi. Ancora Marco Breglio con la trivela, addirittura in fallo laterale. E finisce qui il primo tempo e sul punteggio di 2-1 interrompiamo qui il nostro collegamento. Eccoci qui con Mattia De Rosa, l'uomo copertina della vittoria conseguita alla sezione D contro la B, doppietta per te Mattia, raccontaci come è andato questo match. È stata una bella partita, peccato per le condizioni sfavorevoli, abbiamo giocato bene, soprattutto a difesa. E siamo ripartiti bene, siamo riusciti a segnare. Quale eventi sia stata la chiave di volta della partita? Sicuramente la difesa, abbiamo chiuso, infatti l'unico gol e le uniche occasioni contro le abbiamo avute, le abbiamo subite su punizione e quindi merito anche di pensare. Il momento succede che continuava a pagare per il campo senza trovare un gol fisso. Deve solo passare la palla un po' più velocemente, infatti sul primo gol la data di prima. Quindi fra i pali il ritorno di Vigi Fuga scaldato dopo una partita, pensi fenomeno. Che riconferma oppure si torna a parola al capitano su questo argomento. Ballottaggio quindi. Ballottaggio. Vabbè, ciao babì.